Il governo esce indenne dalla trappola parlamentare del voto sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Nonostante lo smarcamento di MDP, il movimento nato dalla scissione del Partito Democratico, il provvedimento ottiene il via libera anche al Senato, dove i numeri erano incerti. Ma resta la frattura politica, con i bersagnani che di fatto si pongono fuori dalla maggioranza in una contrapposizione da campagna elettorale. Un invito a non buttare via tutto il lavoro arriva dal Premier Gentiloni, mentre il Ministro dell'Economia Padoan sottolinea come i segnali di ripresa siano sempre più evidenti. Innanzitutto un dato di fatto che non credo nessuno possa negare. In base a molteplici indicatori, l'economia italiana sta migliorando in modo visibile e sensibile. Documento di economia e finanza che prevede in 2 anni 1,5 miliardi per la lotta alla povertà. Una priorità assoluta se si vuole uscire davvero dalla crisi è l'appello di ACLI, ACI, Caritas, Comunità di Sant'Egidio e Federazione Nazionale Società di San Vincenzo de Paoli. Associazioni che chiedono al governo di aumentare il più possibile il fondo per la lotta alla povertà. Resta poi il problema dei risparmiatori travolti dal fallimento delle banche venete. Oggi una delegazione ha incontrato il neopresidente della commissione bicamerale Casini, ma dai cittadini si alza un grido di dolore. Gente veramente anziana che ha perso veramente tutto, ma tutto, tutto. I risparmi di una vita di lavoro. Andiamo avanti tutti i gruppi d'Italia finché non troveranno la strada perché questa gente abbia i suoi soldi prima che muoia. Bravo!